seguito per di più di 10 anni Barcellona, che è un gioco meraviglioso. Ho seguito il Bayern, ho seguito il Real Madrid del Galacticos, seguo adesso ultimamente anche il Manchester City. Però io, essendo amante del bel gioco, amo anche i giocatori che sono bravi, non importa se sei italiano, brasiliano, argentino, eccetera, eccetera. Io, è come se andassi a vedere un bel film, no? Se il film è, ci sono gli attori bravi, il film è bello, lo vado a vedere. Oggi come oggi non vedo tutte le partite, vedo quelle che scelgo io. Dove so che c'è una squadra che gioca bene, io vado a vedere. Preferisco tante volte, quando sono le partite brutte, vedere un film, perché sono amante anche del cinema. Questa sera al nostro club, il Rotary Lomellina, ci sarà José Altafini. E noi siamo molto felici di averlo qui, perché nonostante sia ormai un campione di una volta, però rappresenta una fetta molto importante della storia del calcio. Con questi anni si è parlato tanto di Messi e Cristiano Ronaldo, hanno un po' oscurato a livello di fama altri giocatori? No, adesso negli ultimi tempi sono nati giocatori fortissimi, fermo restando che Messi è il più forte giocatore del mondo e rimane. Ronaldo è un giocatore di grande potenza, di grande spettacolarità, è uno che fisicamente è forte, fa un sacco di gol, non c'è niente da dire. Però tra i due, chi ama il calcio preferisce Messi. Sì, un po' la sensazione che negli ultimi anni ci siano pochi difensori, ovviamente da attaccante magari anche più contento. È vera secondo lei questa cosa, che ci sono molti meno grandi difensori rispetto al passato? Sì, è vero, io ritengo, io ho sempre detto, se dovesse fare una squadra con un bravo portiere, i due difensori centrali, o argentino, o uruguaiano, o paraguaiano, brasiliano no, perché è difensore no, centrocampisti brasiliani, e poi gli attacchi, poi scegli chi vuole, perché tanto gli attaccanti si sono bravissimi.